Ciao! Allora, oggi mi è arrivata la nuova collezione della Slick in anteprima. La troverete online sul sito tra un paio di giorni, dall'8 precisamente, dall'8 giugno. La nuova collezione si chiama, la faccio vedere, così, Mediterranean Collection. Vedete, ha come tutte le nuove cioè come tutte le collezioni in edizione limitata della Slick, ha un packaging un pochino particolare rispetto ai prodotti che insomma che fanno sempre della collezione permanente. Questi sono i pack e mi hanno mandato tutta la nuova collezione, quindi la palette, il blush e il gloss. Allora vi faccio vedere, io sono veramente entusiasta di questi prodotti. Già in generale, voi lo sapete, chi mi segue lo sa, io adoro i prodotti della Slick, ho quasi tutte le palette, sono prodotti che sono altamente performanti, ma hanno un prezzo insomma abbastanza contenuto, sono molto pigmentati, durano, hanno una varietà di colori pazzesca, insomma sapete, mi piacciono veramente tanto. Allora, questa è la palette e a differenza di tutte le altre anche la scritta qui, Mediterranean Collection, e questa qua si chiama Monaco ed è la 657. Questi qui sono i colori. Eccoli qua. Adesso vi tolgo la pellicola con i nomi così non c'è il riflesso e si vedono meglio. Solito applicatore, questi sono i colori, sono spettacolari, bellissimi. Sono misti, alcuni matte, alcuni shimmer. Adesso ve li faccio vedere swatchati. Vi faccio vedere, vediamo se riesco. Allora, ecco uno. E questo qui è matte, poi c'è questo e anche questo è matte, sì, è matte. E no, non è, leggermente leggermente shimmer, ma proprio poca roba. E poi c'è questo rosso qui che è meraviglioso e questo invece è shimmer. Aspettate. Ok. Poi c'è questo blu qua che è magnifico, matte. E poi c'è questo turchese qui, anche questo matte. Poi c'è questo color carne matte, anche questo. È un beigiolino. Poi c'è questo acquamarina, bellissimo, oh, bello bello. Anche questo qui è un celeste matte. Cioè, vi rendete conto quant'è la pigmentazione? Cioè, io li sto veramente sfiorando. Questo qui è sempre un beigiolino un po' più biscotto, diciamo, anche questo è matte. Poi c'è questo verde bellissimo metallizzato. Guardate. Aspettate. Se riuscisse a mettere a fuoco. Eccolo qua. È magnifico questo verde. Bellissima anche questo viola. Questo è shimmer. Poi c'è questo verde qui. È un verde, sì, un verde acqua anche questo, però questo è sheer, è metallizzato. E poi in ultimo c'è questo borgogna. Questo
E anche questo è matte. Quindi comunque un'ampia varietà di colori, diciamo, bellissimi per questo periodo. Anche il solito discorso, queste palettine sono fatte in maniera da, insomma, da potervele portare dietro e con un'unica palettina fare un po' di tutto, perché potete fare dei trucchi un po' più naturali, dei trucchi un po' più intensi, dei trucchi da giorno, da sera. Io le trovo veramente eccezionali. Ad esempio, guardate questa combinazione qua. Questi quattro insieme, questo azzurro con questo fucsia sono bellissimi. Dopo i prossimi video vi farò vedere com'è, magari come utilizzarli, come poter fare qualche trucco con questi colori. E questa era la palettina. Ok, poi c'è il blush, sempre di questa collezione, però questo si Ed chiama è questo Santorini, fucsia magnifico. E nonostante sia molto pigmentato, è comunque facile da lavorare come prodotto, ma non solo questo, tutti i blush della Sleek sono altamente pigmentati, ma molto facili da lavorare e da sfumare. Quindi guardate che colore intenso. Quindi comunque, se ben dosato, insomma, si riesce a utilizzare. Vedete? Bello, molto bello come effetto matte, completamente matte. Da dosare bene, ovviamente, però bellissimo. Specialmente su una carnagione abbronzata, io lo trovo molto carino. E poi c'è anche il Put Polish, che ha come caratteristica fondamentale, secondo me, il fattore di protezione 15, vedete qua. SPF 15, che è una cosa, secondo me, insomma, molto buona, specialmente nel periodo estivo. Questo qua si chiama Monte Carlo e ovviamente è un fucsia. Aspetta, Monte Carlo 966, eccolo qua. E anche qui stesso discorso, io, come potrete notare, cioè li sto provando insieme a voi, sto facendo gli swatch insieme a voi per la prima volta, però conosco molto bene questi prodotti, per questo vi so dire. Ad esempio, anche questo qua, io già immagino che non sia così intenso come colore, ma che sia comunque abbastanza sheer, abbastanza Hanno una trasparente. fragranza pazzesca di vaniglia e mandorle, buonissima. Comunque, vediamo. Vedete? È molto trasparente. Perché comunque non sono dei rossetti, sono dei lucida labbra. Aspettate che l'ho messo in un punto. Ok. Dalla telecamera non riuscite ad apprezzare bene il colore, però in realtà, cioè, si vede che è fucsia, eh. Comunque, la funzione fondamentale e principale di questi prodotti è quello di avere una protezione sulle labbra, dare un leggero, cioè un effetto molto lucido e un leggero velo di colore, ecco. Anche perché una volta che abbiamo truccato in maniera comunque abbastanza evidente gli occhi, abbiamo applicato un blush come questo, ovviamente sulle labbra cerchiamo di rimanere un pochino più delicate. E sono altamente, altamente idratanti. Infatti questi sono degli idratanti per le labbra, e poi hanno anche appunto questo leggero finish colorato, però comunque nasce proprio come idratante protettivo per le labbra. Bella, io sono veramente estasiata. Questa collezione mi piace da morire, non vedo l'ora di usarla per farvi qualche tutorial. E niente, ricordatevi, uscirà sul sito, sarà disponibile dall'8 giugno. I prezzi sono i soliti, quindi molto modici, mi sembra intorno ai 9 euro se non erro la palettina, il resto non lo ricordo, ma comunque i prezzi, sapete, sono molto modici. Vi lascio il link comunque nell'info box.
al prossimo video. Ciao!